Ben ritrovati in diretta con Mattina 9. Adesso cambiamo argomento, parliamo di cultura, ma soprattutto della cultura in concomitanza con l'innovazione, perché stiamo rappresentando un'eccellenza non soltanto del nostro territorio, ma proprio da un punto di vista nazionale. Parlo del MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, che sta facendo tanti proseliti, che sta avvicinando soprattutto le nuove generazioni al mondo dell'archeologia e della cultura in generale attraverso l'assistenza sapiente della tecnologia. Ne parliamo con Ciro Cacciola, che è il direttore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, grandi innovazioni all'interno di un museo che attraverso il concetto di virtualità riesce a restituire la cultura soprattutto tra i giovani. Sì, esattamente. Questo è il nostro principale compito. Siamo un museo di divulgazione, quindi cerchiamo di mostrare alle nuove, soprattutto alle nuove generazioni che hanno un rapporto con la cultura digitale molto più diretto delle precedenti, che cosa sia il nostro grande, straordinario patrimonio archeologico, soprattutto quello dell'area vesuviana in particolare, quindi Ercolano in primo luogo e Pompei in secondo luogo. Cioè, sono i nostri due, diciamo, siti prioritari. Come spieghiamo bene quindi ai nostri telespettatori, proprio nel preciso, nell'aspetto pratico, quando si trovano all'interno di questo museo archeologico virtuale, automaticamente si trovano a percorrere le strade, gli ambienti della nostra Pompei e Ercolano, ovviamente successivi all'esplosione del Vesuvio del 79 d.C. Antecedente, sì. Sì, allora, il MAV offre un percorso di visita. La durata di questo percorso è circa un'ora e un quarto. Attraverso questo percorso i visitatori vengono appunto proiettati in una sorta di viaggio nel tempo e hanno la possibilità di vedere attraverso le ricostruzioni in computer grafica alcune delle principali opere pubbliche o delle domus che appunto attraverso nel corso degli anni noi abbiamo ricostruito con il nostro staff tecnico, con i nostri disegnatori 3D. Alla fine del percorso possono poi assistono ad un film in 3D stereoscopico che racconta l'eruzione del Vesuvio del 79. Peraltro, direttore, stiamo vedendo le immagini insieme e sono veramente eloquenti, sono belle e raccontano anche un po' il modo che ha il MAV di portare dentro il proprio pubblico. Vediamo, ecco, ci sono anche delle foto, insomma, cerchiamo anche un po', ecco, di raccontare le immagini perché è divertente. Abbiamo visto prima delle immagini in futuriste da un certo punto di vista, no? Qualcosa che pensavamo fosse disponibile soltanto nelle pellicole cinematografiche invece è diventato realtà. Possiamo realmente entrare in un luogo in maniera virtuale e scoprire quelle che sono le nostre origini, anche persino sì, la Campania di 2000 anni fa. Sì, esattamente. Noi abbiamo voluto fortemente, quello che state vedendo è una sequenza del film sull'eruzione. Noi abbiamo voluto fortemente proporre anche quello che è l'evento che ha cambiato la storia di quei siti, di quelle città. Che è l'eruzione, naturalmente. E dell'eruzione del 79. L'abbiamo fatto insieme all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ci ha ovviamente fornito il supporto scientifico per la ricostruzione di quell'evento e lo facciamo appunto perché noi crediamo che attraverso l'uso della tecnologia digitale e attraverso una modalità anche esperienziale di assistere a questo tipo di ricostruzioni è possibile appunto anche educare le nuove generazioni anche al rispetto, diciamo, dell'ambiente che li circonda e a conoscerlo, perché solo attraverso la conoscenza siamo in grado di non solo di avere memoria di quello che è stato, ma anche di costruire il futuro di queste città
e il futuro di questi posti. Sacrosanto quello. Intanto un'avventura che nasce nel 2008, no? E che quest'anno oggi festeggiamo il decennale. Decennale, e che oggi vi ha reso un vero e proprio punto di eccellenza, un riferimento di eccellenza per la nostra regione. Quali sono stati però gli avvenimenti, o meglio, quali le mostre oppure le attrazioni che hanno riscosso maggiore successo, maggior consenso di pubblico? Il MAB è un museo che è in continua trasformazione. In 10 anni ha avuto 4 allestimenti. Il prossimo, che inauguriamo alla fine di febbraio, agli inizi di marzo, sarà appunto la quarta versione MAB 4.0, che presenterà nuovi contenuti, quindi nuove ricostruzioni inedite e nuove soluzioni tecnologiche per favorire sempre di più appunto queste esperienze di conoscenza. Noi vogliamo costruire un museo in cui i 5 sensi siano completamente coinvolti, sì. E quindi non solo la vista, ma anche la possibilità di toccare, di interagire con le installazioni, di avere una sensazione anche di percezione complessiva, anche appunto olfattiva, che consenta al nostro visitatore di vivere un'esperienza oltre che di fare una visita. Quasi una degustazione monumentale, da un certo punto di vista. Sì, sì, nel senso che ci sono alcune delle soluzioni tecnologiche che abbiamo adottato nell'ultimo allestimento che consentiranno al visitatore anche di avere esattamente la percezione di quello che era un antico ercolanese quando appunto arrivava, per esempio, sulla costa o al porto di Ercolano, oppure quando attraversava le strade di quella città. E intanto, l'ho detto, lei ha nominato Ercolano, dovrebbe esserci anche una grande e forte collaborazione sinergica, no, con il sito archeologico di Ercolano, affinché sì, i risultati siano sempre eccellenti. Sì, con la riforma e con l'autonomia che ha reso il sito di Ercolano, il parco archeologico di Ercolano, oggi collaboriamo costantemente, c'è una bella collaborazione, una sinergia che è la finalità ultima da cui nasce il MAB. Il MAB è un'istituzione che nasce per supportare in qualche modo e comunque è complementare alla visita degli scavi, che sono di una bellezza insostituibile, ovviamente. Sì. Nessuna tecnologia mai potrà sostituire la bellezza di quello che si può vedere in un sito archeologico. Noi proviamo più. Questo è importante rappresentarlo, perché naturalmente questo può essere così un assaggio, ma poi bisogna recarsi sempre nel luogo originario. Assolutamente sì, assolutamente sì. La stragrande maggioranza dei nostri visitatori vede anche gli scavi o prima o dopo. Noi umilmente cerchiamo, modestamente cerchiamo di raccontare l'archeologia con le tecnologie digitali, in modo da poter anche rappresentare quello che non è visibile a volte. Certo. Villa dei Papiri non è visitabile, uh-huh. Il teatro di Ercolano non è visitabile, e invece al MAB si possono vedere queste ricostruzioni che hanno sempre una consulenza archeologica, quindi da questo punto di vista seguono rigorosamente un protocollo, diciamo, scientifico, e ovviamente noi ci atteniamo alle indicazioni degli archeologi. Intanto, grazie alla tecnologia, il MAB è un museo che può andare oltre, può diventare cosmopolita, può viaggiare, tant'è vero che si è trovato a percorrere, ad illustrare appunto le bellezze del nostro territorio anche in Cile, a Pechino, insomma oltre Europa. Sì, questo quella è un modo è per avvicinarci, la straordinaria anche opportunità che ci dà ovviamente la tecnologia. Dal 2010 noi abbiamo annullare un po' la distanza spazio-temporale, se vogliamo, poi tutti i termini. Esattamente, sì. Siamo stati in diverse città europee e non solo, perché l'idea con Mabon Tour dal 2010 è quella di costruire un museo itinerante di Pompei e di Ercolano, che appunto consenta di portare anche nei luoghi più remoti del mondo, attraverso la tecnologia, la bellezza di questi
di questi posti. Protagonisti questa volta sono i ragazzi, perché ci sono dei progetti legati proprio al mondo della scuola, visite guidate per i ragazzi, per gli adolescenti. Credo che sia un progetto importante per loro. Assolutamente. Perché naturalmente io ricordo per esperienza personale che queste cose andavano studiate dai libri ed era un discorso completamente diverso. Adesso diventa quasi un gioco, un'esperienza, no? Proprio un viaggio all'interno di questi luoghi del passato. Credo che sia un qualcosa di emozionante. Modo per amare anche la storia, Claudio. Voglio andarci anch'io perché credo che sia molto interessante. No, anche per noi l'aspetto didattico è uno degli aspetti fondamentali e dunque da questo punto di vista prestiamo molta attenzione. Il nostro pubblico per la stragrande maggioranza, circa il 60%, è sotto i 30 anni e molti sono appunto studenti di scuole medie inferiori, superiori. Quindi è evidente che noi abbiamo una particolare attenzione verso questa fascia di età che è sempre più immersa in un mondo digitale, per cui ha da certi punti di vista anche una maggiore facilità di dialogo con quello che noi proponiamo. Crediamo anche di svolgere una funzione appunto importante proprio perché queste nuove generazioni che si affacciano al mondo della cultura, ma soprattutto alla storia del nostro patrimonio, possano attraverso le tecnologie avere un migliore approccio di conoscenza anche con questi saperi come l'archeologia, che a volte hanno un sapore, diciamo, da specialismo, no? E quindi questo può sicuramente, noi abbiamo riscontri molto positivi da questo punto di vista. Grazie al direttore del MAV Ciro Cacciola per averci illustrato, grazie alla tecnologia, la possibilità di amare il nostro patrimonio archeologico. Grazie. Grazie a voi. Grazie, buona restate giornata. Con Mattina 9, pubblicità.